Eccoci tornati in diretta. Allora, siamo pronti per la seconda parte della nostra tavola rotonda, il nostro main event dedicato alle risorse umane. Ancora vedete inquadrato il nostro sito lefonti.tv nella sezione eventi, dove proprio c'è messo in evidenza il tema portante di questa settimana monotematica, The New Way of Working, naturalmente con l'emergenza Covid e tutto ciò che ha comportato, il lockdown, le restrizioni che hanno rimodulato il modo di approcciarsi al lavoro, di fare business. Continuiamo. Nella prima parte abbiamo, come dire, cercato di capire come le aziende possano fare propri tutti i nuovi modelli che si sono posizionati di fronte a noi. Cerchiamo di fare dei passi ulteriori in questo secondo momento del nostro pomeriggio. Io saluto i miei ospiti che ne parleranno con me e con voi. Clemente Perrone, Chief HR Organization and Communication Officer, Gruppo Sirti. Clemente, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Saluto Marianna Poletti, CEO di Just Knock. Marianna, grazie anche a Buonasera a te. tutti. Fabio Salvi, Head of HR Flixbus, eccoti qui. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a Luca tutti. Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale, Università degli Studi di Milano. Ben trovato. Altrettanto, buonasera a tutti quanti. Visto che abbiamo iniziato questo pomeriggio dicendo che siamo tutti nella stessa barca, ci diamo tutti del tu perché dobbiamo ragionare in termini di community, perché il paese chiaramente deve avere lo stesso obiettivo, cioè quello della ripartenza e della crescita. Quindi partirei da Clemente Perrone con una domanda basica che però dà modo di aprirne tanti altri, cioè che cosa abbiamo imparato da questo anno? Prima di tutto, perché ormai è passato quasi un anno dall'inizio della pandemia, ma soprattutto dal periodo di lockdown, cioè da dove partire per rivedere i modelli organizzativi che dobbiamo necessariamente rimodulare. Sì, io credo che questo periodo ci lascia sicuramente due insegnamenti o comunque due raccomandazioni. Sicuramente tu hai segnalato l'aspetto dei processi, delle organizzazioni. Mi piace mettere in testa alle lesson learned il tema dell'ascolto, che io chiamo ascolto aumentato come necessità. Le organizzazioni si sono trovate sicuramente impreparate nella prima fase, ma quelle che sono riusciti a limitare sicuramente la magnitudine dei problemi o comunque indirizzare a business continuity lo hanno fatto anche perché hanno investito in termini di comunicazione. Hanno aperto il canale bidirezionale con i propri dipendenti. Hanno identificato delle spot person all'interno delle organizzazioni, si sono poste al centro di un paradigma. È necessario che io comunichi le mie scelte, il perché delle mie scelte, e sicuramente faccia questo con trasparenza, spiegando le ragioni, e sicuramente utilizzando l'elemento tempo, quindi la tempestività, come elemento imprescindibile. Il secondo è il tema delle organizzazioni che io associo a un'espressione che mi è cara, che è l'antifragilità. Quindi le organizzazioni hanno imparato, a mio avviso, ad assicurare continuità di business in questo tipo di contesto. Ritengo che quello che ci portiamo a casa da questa fase è sicuramente il riuscire a leggere dei paradigmi nuovi, come ad esempio il tema del lavoro agile, come una opportunità di far evolvere la cultura organizzativa delle imprese, perché dietro il concetto di lavoro agile ci sono sostanzialmente due grosse patti con i dipendenti. Il primo è organizzazioni basate non tanto sul task quanto sul raggiungimento dell'obiettivo. Secondo, organizzazioni che imparano ad essere fault tolerant, perché un'organizzazione adattiva è un'organizzazione che sbaglia e impara anche presto dai propri errori. Ecco, devo dire che questi due elementi credo che debbano permeare sempre di più l'innovazione di processo e l'innovazione organizzativa dei contesti aziendali. Certo, assolutamente, questo è un ottimo
Un altro ottimo punto di partenza, per girare la stessa domanda a Fabio Salvi, direi, aggiungendoci un altro aspetto, cioè noi ovviamente fino a questo momento, magari, soprattutto, diciamo così, non solo, abbiamo ragionato in termini di emergenza, no? Chiaramente perché abbiamo dovuto, come abbiamo detto più volte, ma insomma è il punto di partenza, quindi io lo ripeto, abbiamo dovuto percorrere dei tempi un po' più velocemente rispetto a quello che avevamo messo in conto fino a qualche mese fa. Però, superata la fase di emergenza, quindi facciamo un altro passo ulteriore. Come potrebbe evolvere lo sviluppo dell'organizzazione? Quindi ripartiamo da quello che ha detto Clemente per guardare anche di più al futuro. Sì, io sono assolutamente d'accordo con gli elementi che Clemente sottolineava, che sono emersi proprio forte durante questo periodo di lavoro appunto remoto, disperso e anche di una situazione psicologica molto difficile, insomma, per le persone. E appunto adesso che è finita, o finita, sta finendo, insomma, speriamo tutti, o che comunque dobbiamo uscire, qualunque sia, come dire, il contesto esterno, da questa modalità emergenziale, non permettere appunto toppe a continuare appunto con la produttività, ma per ripensare appunto un'organizzazione, pensando che non tornerà più nulla, insomma, come prima, e che siamo destinati a cercare appunto delle nuove soluzioni, ad adeguarci appunto a un contesto nuovo, ed è uno sforzo che avremmo dovuto fare anche precedentemente a, diciamo, l'era Covid, ma che oggi è sempre di più attuale, per cui il futuro vedrà appunto la necessità di ripensare lo spazio fisico, insomma, dell'organizzazione, non come un monolite in cui tutte le persone sono all'interno, insomma, di questa comunità, e anche quella di soprattutto ripensare anche le nostre strutture organizzative, nel senso dobbiamo secondo me farci le domande, nel senso che per esempio il tema del ruolo è ancora un tema diciamo così granitico, così fondamentale per lo sviluppo di organizzazioni che devono diventare appunto antifragili, che quindi devono avere tempi di reazioni così immediati, così quasi brutali, ma io penso di no. Il focus è un lavoro che stanno cercando appunto di fare in Flixbus, stanno cercando di metterlo su quello che è il tema delle competenze, quindi di mappare quelle che sono le competenze, quindi il patrimonio, diciamo, intellettuale, cognitivo, emotivo, insomma, che abbiamo a disposizione appunto nell'azienda, e cercare di partire appunto da questo come è un elemento fondante appunto della struttura, in quanto il ruolo è una dimensione statica che non riesce poi a rispondere adeguatamente alla velocità di reazione che i tempi ci impongono. Quindi pensare appunto alla competenza prevede anche del creare dei team interscambiabili, prevede avere una gerarchia che sia sicuramente liquida e diffusa, poi chiamiamola gerarchia, insomma, per facilità, insomma, di comprensione, ma dovremmo superare appunto il concetto di gerarchia e finalmente appunto arrivare in quella situazione appunto di leadership che, diciamo, un po' pomposamente, anche a volte un po' in modo stucchevole, viene proposta, insomma, da tempo in varie tematiche del percorso HR. Ma questo è che dobbiamo arrivare appunto a una liquidità appunto dell'organizzazione che non sia più basata sulla fissità del ruolo, ma sulla fluidità che la competenza dà, in modo da potersi adattare a task che cambiano dal giorno con la notte, come è successo poi in base all'adeguamento con varie DGPM, situazione epidemiologica e così via. Insomma, anche se la pandemia verrà risolta, poi un competitor, una situazione di mercato travolgente, una situazione normativa che cambia completamente le carte in tavola per un business, possono sempre accadere. E anzi, dobbiamo aspettarci che accadano, e quindi l'organizzazione deve avere nel proprio DNA la capacità di cambiare velocemente, e il ruolo non è più, secondo me, una risposta adeguata a quelli che sono questi tempi. Ok, cambiare. Ok, perfetto. Anche il tema del ruolo è già emerso ed è importantissimo cambiare velocemente. Io darei la parola a Luca Solari, no? La parola in quanto professore ordinario di organizzazione aziendale. Chiaramente parlando di organizzazione aziendale e parlando di lavoro, parliamo anche di un lavoro che è cambiato in termini di spazi e tempi. In che Certo. modo, ecco, assolutamente, in che modo superare questi vincoli spaziali? E anche di compresenza temporale, cioè diciamo che abbiamo rimesso in discussione anche un po' questo sguardo, no, d'insieme, d'accordo? Sei d'accordo? Sì, assolutamente, grazie di questa domanda. Abbiamo scalfito un monolite sul quale era stata costruita una visione molto efficace e anche efficiente di organizzazione che prevedeva
copresenza di persone e di tecnologie in luoghi verso i quali il lavoro si muoveva. Questa soluzione estremamente efficiente, dicevamo, e anche elegante per certi aspetti, è saltata durante il periodo del Covid. Già era in difficoltà per ragioni differenti, alcune legate al vantaggio organizzativo di una riduzione dei costi di real estate, altre legate a delle esigenze anche di equilibrio e di living well, come oggi si dice, delle persone, altre ancora legate alla ricerca di nuovi modelli di interazione tra le persone. Davanti a noi si apre adesso una prateria di soluzioni organizzative modulari molto differenziate, perché abbiamo un'esplosione della diversità delle preferenze individuali, le persone hanno scoperto modi diversi di organizzare il rapporto tra spazio e tempo di lavoro in questi mesi, in alcuni casi anche efficaci. Dall'altro lato, abbiamo anche scoperto che i ruoli, come li abbiamo immaginati, e le attività che le persone svolgono possono essere a loro volta molto differenti in termini di impatto temporale e spaziale. Quindi siamo davanti a una specie di Big Bang del contesto organizzativo. Cosa si deve fare rispetto a questo? Beh, da un lato è quello che stavamo dicendo, andare verso una logica molto microorganizzativa di taglio neosociotecnico, persone, attività, non ruoli. Non ha senso dire questo ruolo può stare a casa 2 giorni in settimana. Sì, quello può essere un modo per semplificare. Il tema è quali giorni, o quali ore e come e quali sono le copresenze. Ecco, per risolvere questo tema ci sono solo due strade. Da un lato definire sempre di più un rapporto netto tra attività e obiettivi, non ruoli e obiettivi, attenzione, attività ed obiettivi che devono essere svolti per rendere più autonoma una parte dell'erogazione della prestazione. E dall'altro lato, e qui so che non tutti saranno d'accordo, ma rivitalizzare il middle management. Noi dobbiamo spostare molte decisioni, proprio perché sono tante le variabili da tenere assieme, nei luoghi in cui abbiamo attività e operation. Fino a qualche mese fa, forse qualche anno fa, si diceva avremo organizzazioni con una testa fatta da executive sempre più forti e poi sotto operation. Ecco, io non sono più convinto di questa cosa. Credo che saranno proprio le parti alte quelle sulle quali dovremmo forse sfondare perché servono meno, ma il middle management, che sarà una cosa diversa, come già ricordava Fabio poco fa, e anche immagino in parte Clemente, purtroppo non sono riuscito a sentirlo per un mio problema tecnologico, ecco, lì dovremo ricollocare la scelta organizzativa, che non sarà più predefinita, ma che dovrà tener conto di queste nuove flessibilità. Ecco, assolutamente, mi è piaciuto tra le altre cose il discorso del Big Bang, del contesto organizzativo, effettivamente rende l'idea. Allora, io vado da Marianna Poletti, intanto mi piacerebbe sapere se ti trovi d'accordo anche tu con questa espressione che Luca Solari ci ha, come dire, messo sul tavolo, però tanto con te volevo parlare proprio della riorganizzazione aziendale che insomma, abbiamo valutato già il cambio dei tempi, degli spazi, ma deve tener conto anche di un altro aspetto, cioè delle differenze di età, no? Tra di chi lavora, quindi di persone che appartengono a generazioni differenti. E in particolar modo penso, non so, ai nuovi inserimenti nelle aziende di persone nuove che magari non hanno ancora, come dire, confidenza con il lavoro, con il posto di lavoro che devono inserirsi in un modello che prima appunto era diverso e che deve evolversi. Allora, come andare a miscelare bene questi elementi, appunto, Marianna? Allora, beh, innanzitutto sono d'accordissimo con tante delle cose dette, riprendo magari un po' i discorsi di ognuno, partendo secondo me anche da quali sono le caratteristiche che oggi definiscono un talento. Cioè, secondo me tantissime aziende con diciamo, questa improvvisa crisi forse si sono rese conto di aver incasellato come
diceva appunto anche Luca, magari in ruoli troppo rigidi le proprie persone, no? Quindi oggi ci siamo accorti di quanto sia importante soprattutto selezionare le persone anche in base alle attitudini, quindi non solo la parte hard, ma soprattutto anche la parte soft, tra cui appunto la flessibilità, quindi la capacità di rispondere a improvvisi cambiamenti organizzativi adattandosi in potenziali nuove attività. Così come l'intraprendenza, quindi la capacità di non solo adattarsi, ma anche essere propositivi. Quindi credo che sicuramente stanno cambiando moltissimo anche i parametri di selezione, che ci sia molta più ricerca anche di competenze trasversali. Quindi stanno cadendo un po', diciamo, anche i vari stereotipi che appunto hanno sempre un po' guidato il mondo del lavoro, che vedevano appunto diverse, sia a livello di seniority, anche per rispondere un po' alla domanda, che a livello di attitudini, di capacità. Secondo me si cercano persone estremamente più flessibili, adattabili e che abbiano soprattutto una parte soft molto vincente. Perché poi anche la capacità di reggere al cambiamento è una capacità anche diciamo personale ed empatica, come diceva anche Fabio prima. Poi il capitale umano di un'organizzazione è fatto anche della sua parte diciamo più emotiva ed empatica. Quindi Sì. secondo me ci sarà sempre più attenzione soprattutto a questa parte soft. Poi sicuramente il tema della comunicazione è un altro tema importantissimo. Adesso tante aziende si sono trovate appunto a dover gestire le fasi di onboarding da remoto, per cui il famoso welcome, benvenuto in azienda, ovviamente in questo periodo è stato impossibile per moltissimi farlo, quindi sicuramente tante aziende hanno capito che la comunicazione non serve solo al dipartimento marketing, ma la comunicazione sarà sempre più un asset trasversale che toccherà tantissimo anche risorse umane, dal mio punto di vista, che sia la comunicazione interna, quindi tenere tutte le persone, nonostante siano fisicamente distanti, vicine, è fondamentale. Così come la comunicazione verso l'esterno, cioè raccontare l'azienda in maniera più autentica, far vedere soprattutto l'aspetto più umano, è quello che servirà poi a tenere le persone vicine, a far performare le aziende anche a livello di business. Soprattutto perché stando lontani bisogna generare fiducia, quindi come diceva anche Clemente, mi sembra prima, non si lavora più, per orari, ma tutto si sposta sugli obiettivi che una persona deve raggiungere e questo presuppone una fortissima fiducia tra l'azienda e le sue persone, no? Per cui credo che per generare fiducia le aziende devono iniziare a parlare anche in modo più umano. E quindi vedo tantissime aziende spostarsi sul digitale, ma non solo, spostarsi anche sulla creazione, di contenuti media che facciano trasparire in maniera autentica chi è l'azienda, ma soprattutto chi sono le persone che la guidano. Certo, ecco, prima di andare su un altro aspetto, un giro ancora di tutti i miei ospiti, a ripartire da Clemente, non è una vera e propria domanda, però è interessante quello che ha detto Marianna, cioè, visto che parliamo di nuovi modelli organizzativi, tutto sarà organizzato diversamente anche in quello che è il rapporto più umano, no? Tra le persone che lavorano nella stessa azienda, dando anche un significato diverso alla parola responsabilità. Chiedo a tutti questo, insomma, se siete d'accordo, se volete aggiungere qualcosa, e poi passiamo al prossimo punto. Clemente, partiamo da te. Forse Sì, Clemente. Ah sì, ok, sono emersi degli perfetto. spunti molto Sì. importanti. Mi è piaciuto anche il dumping sul concetto di ruolo, no? Cioè il tema di persona-attività. Io mi trovo spesso nel mio lavoro a dover incasellare questo famoso concetto di ruolo. Ovviamente il ruolo è il motore a scoppio dell'organizzazione. Noi oggi siamo già proiettati verso paradigmi completamente diversi e riuscire a trovare delle risposte tra un'organizzazione aspirazionale, no? Il dopodomani, che dovrebbe essere sempre il focus dell'HR, e trovare comunque compliance rispetto al tessuto giuslavoristico dell'oggi. È sicuramente una delle sfide principali dell'HR. E devo dire che Marianna ha parlato di comunicazione interna ed esterna. È chiaro che oggi anche questa divisione è molto sfumata. Io credo, cioè la mia azienda fa molta più comunicazione interna su LinkedIn di quanto non ne abbia fatta, perché poi gli ambienti si sono spostati. Noi oggi stiamo parlando dalle nostre abitazioni o da qualcosa di simile. Che una situazione di questo tipo non era sicuramente la normalità rispetto a un po' di tempo. Adesso mi è tornata voglia di ufficio, devo dire, da un po' di tempo,
E quindi riuscire a coniugare l'elemento di aspirazione, l'elemento di movimento, la tendenza rispetto ad un contesto normativo che necessariamente deve essere follower, quanto più fast ce lo diranno i nostri Sì. gli organi preposti, è sicuramente uno dei nostri paradigmi. D'accordo, Fabio, chiedo stessa cosa a te, se ti trovi d'accordo, se vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto, e poi la stessa cosa con Luca. Sì, io penso che appunto ci sia questa componente aspirazionale e che sia importante poi capire come gestire poi la fase di transizione che è necessaria, non sarà né facile né indolore. Già nel breve però possiamo dire che in questo periodo appunto, come diceva Marianna, come diceva Clemente, di fatto questa remotizzazione, questo anche spostare sul digitale paradossalmente ha portato l'individuo, la sua unicità a essere centrale all'interno dell'organizzazione, per cui i team, le organizzazioni che sono più performanti diventano quelle che riconoscono l'unicità poi della situazione personale della persona, che prescinde poi da quello che fa, ma anche da come si sente, da come sta vivendo questi tempi particolari, e quindi la managerialità diventa un'attività che non è solo focalizzata alla produzione, e già questo è un cambiamento epocale particolare, ma vuole arrivare attraverso alla produzione anche e più autenticamente, questo fa la differenza, attraverso la cura e l'interesse per quello che è appunto la centralità della persona. Un banale come stai, ma non semplicemente buttato lì perché lo devo dire come se fosse un intercalare, ma un come stai ascoltando poi la risposta, dando tempo per parlare in queste agende che stanno diventando veramente insopportabili. Anch'io vi devo lasciare poi alle 5 perché Sì. non se ne può più di questo incasellamento in cui non ci sono slot di respiro tra una call e l'altra, ma a trovare questo spazio di dialogo, questo riconoscere che c'è una sfera emotiva, che c'è una sfera individuale nella persona, è emerso con ancora più forza, paradossalmente, in un ambiente remoto, in un ambiente che ha dovuto fare del digitale il media di interazione privilegiato. Ok, certo, assolutamente. Allora, Luca, una battuta anche da parte tua su questo e poi facciamo il passaggio ulteriore che ci porta ad arrivare anche a delle conclusioni, a conclusioni mi auguro quanto più operative. Prego, Luca. Assolutamente, riprendo il tema che citavi nella domanda della responsabilità. Sono due le osservazioni che vorrei fare. Il primo è che dobbiamo stare molto attenti al concetto di responsabilità che associamo al lavoro distribuito, perché non è sempre necessariamente lo stesso concetto di responsabilità del lavoro professionale individuale. Lo è a volte, ma non sempre. Quindi dobbiamo capire che stiamo parlando di concetti e declinazioni diverse. La responsabilità sta sempre dentro una dimensione di relazione. Quella professionale è una relazione di servizio dentro una logica di acquisto. Quella organizzativa è una responsabilità all'interno di un insieme di relazioni caratterizzate da valori differenti che non dobbiamo dimenticare. Quindi non è solo il fatto che la persona si senta responsabile, ma deve sentirsi responsabile verso, con, in direzioni. Il secondo elemento che è legato a questo è che sul tema della responsabilità vorremmo progressivamente passare dal cosa, cioè di cosa sei responsabile, che rimane importante, al perché. Cioè il tema centrale è che in un assetto sempre più distribuito non mi basta sapere di cosa sono responsabile, ma devo capire per declinare bene questa responsabilità qual è la cornice, in questo caso di obiettivo, mentre la cornice di cui parlavo nel primo punto è di relazioni e quindi di organizzazione. Assolutamente. Allora, la parte conclusiva che poi ci darà modo di riflettere ancora su questioni importanti è la seguente, cioè chiaramente in questi ultimi mesi la funzione dell'HR, della parte proprio relativa alle risorse umane, ha svolto un ruolo, si parlava prima di ruoli, no? Un ruolo fondamentale, un ruolo primario. Vi chiedo intanto, io ve lo pongo come domanda perché ve la stavo mettendo come affermazione, però magari può essere che voi non siate d'accordo, cioè sedendo al board più decisionale, organizzativo decisionale, entrambi gli aspetti. Mi chiedo e chiedo a voi, passato il periodo di emergenza, quando probabilmente alcuni punti interrogativi saranno stati risolti, come, cioè, che ruolo ricoprirà proprio all'interno dell'organizzazione stessa, se e come evolverà. Quindi, insomma, so che potrebbe essere una domanda da un miliardo di dollari, ma anche sulla base di quello che è successo in questi mesi, forse possiamo cominciare a tracciare un po' un bilancio. Riparto da Clemente, andiamo sempre in quest'ordine, così siamo ordinati e poi magari ci inseriamo altre questioni.
Sicuramente l'elemento quest'anno è stato caratterizzato e caratterizzato da tantissime sfide. Nel caso mio particolare, ovviamente ricopro un ruolo in un'azienda che è in profonda trasformazione. È in profonda trasformazione in un settore ovviamente molto sollecitato dalla digitalizzazione, con una sfida di dare un contributo nella costruzione delle infrastrutture digitali, e quindi devo dire che tutto il nostro agito come leadership team è proiettato verso le sfide dei prossimi anni. Devo dire che da questo punto di vista riteniamo che la pandemia abbia smosso le priorità anche nel nostro paese, e noi dobbiamo cogliere questo tipo di priorità. Mi piace ribadire come una delle, diciamo così, delle priorità dell'agenda del prossimo anno è sicuramente rafforzare l'efficacia dell'agito del middle management. Ne abbiamo parlato prima. Mi trovo fermamente convinto che poi questo snodo rappresenti il metro della capacità delle aziende di rimanere competitive nei rispettivi mercati. Ok, ecco Marianna, arrivo da te, insomma, quale peso sostanzialmente avranno le strategie messe a punto dalle persone, no? Nei mesi futuri, quando ci auguriamo che l'emergenza non sarà più la parola chiave di partenza, quindi quale, insomma, che ruolo avranno queste strategie all'interno del piano industriale delle aziende, quindi della view che le aziende avranno? Beh, allora, io romanticamente credo che dal caos poi nascano sempre delle cose meravigliose, no? Per cui sicuramente questo è stato un periodo durissimo per tanti, se non per tutti, però credo che ci abbia veramente dato la possibilità anche di accelerare alcuni processi e di vedere le cose da un punto di vista diverso, soprattutto riprendendo appunto anche il tema di prima, che secondo me è un tema realmente fondamentale, no? Quello di ritornare a riconsiderare le aziende come un ecosistema di persone. E non solo come un generatore di fatturato. Per cui credo che sicuramente, appunto, io poi parlerei anche dello specifico di quello di cui più mi intendo, perché noi con Just Knock ci occupiamo principalmente della ricerca di figure junior per le aziende. Credo che, ecco, sui junior, quello che sicuramente le aziende porteranno avanti sia un tema di apertura nei confronti di profili un pochino più trasversali. Faccio un esempio banale. Prima sicuramente la lettura del curriculum era impostata sulla coerenza del percorso fatto dal giovane candidato, così come le tempistiche anche che dovevano essere appunto rispettate e coerenti. Oggi sicuramente ci siamo resi conto che chi magari ha anche avuto dei percorsi più trasversali o più travagliati può appunto aver imparato anche da esperienze di vita personali ad affrontare alcune problematiche e sicuramente ad allenare alcune skill che magari uno nel curriculum non può mettere, ma che effettivamente la vita ha insegnato loro. Per cui credo che ci sarà molta più apertura nella selezione, che si andrà non più a giudicare i profili, ma a cercare di capire qual è il potenziale nascosto dietro, soprattutto per quanto riguarda i giovani, proprio perché le risorse non saranno più standardizzate. E credo che il digitale sarà protagonista ancora, ma io credo in un digitale come collettore delle risorse umane, facilitatore delle relazioni e non in sostituzione, ovviamente. Per cui sicuramente ci siamo resi conto di quanto il digitale in questo momento sia importante per mantenerci in contatto e non per sostituire i processi o unicamente velocizzarli. Per cui credo che insomma è un po' un'era delle risorse umane questo Big Bang per ritornare sì digitali, ma anche più umani. Va bene, dopo su questo magari adesso vado da Fabio che poi ci deve salutare. Poi magari quando saluto Fabio torno sul tema del digitale per una domanda un po' provocatoria. Allora Fabio, stessa cosa a te, quali peso avranno le strategie all'interno del piano industriale delle aziende, delle risorse umane ovviamente? Sì, le strategie avevano un peso finalmente, come dire, determinante, nel senso che mi sembrava che ci fosse una certa tema quasi inerziale in tante organizzazioni, per cui di fatto non si toccava quello che era un modello che comunque garantiva in qualche modo produttività ed efficienza nel breve termine, per non voler toccare, insomma, questo meccanismo e non voler pensare a quello che sarebbe stato, insomma, poi. E quindi adesso appunto è il momento di pensare, come dicevo prima, a questo spazio di transizione.
bene, perché il cambiamento è la metafora del Big Bang, non è casuale, è proprio un'esplosione, un ribaltamento di tanti temi, il tema di cosa serve la leadership, il tema della gerarchia, ma il tema anche banalmente del ruolo dello spazio fisico dell'azienda. Per cui uno dei primi pensieri che dovremmo fare è quello di ripensare il nostro spazio, che era pensato per 100 persone, quando 100 persone non saranno più contemporaneamente in presenza e non ci sarà nemmeno la necessità, insomma, che ci siano. Quindi magari l'azienda può diventare uno spazio aperto ad alte contaminazioni, può diventare una sorta di agorà aperta alle comunità, alle persone, a situazioni diverse. E quindi questo va ovviamente pensato, non si può stare nella modalità appunto emergenziale, ma nemmeno nella modalità rincorriamo il business, che è diciamo tipica insomma di tante organizzazioni, soprattutto di quelle che stanno cavalcando magari un successo, che sono nella fase startup, come è stata Flixbus. È il momento appunto di pensare, di avere chiaro appunto un obiettivo e di tracciare appunto una direzione, sapendo che bisognerà cambiare rotta tante volte, perché sarà un percorso appunto a tentativi ed errori, in cui errori ci saranno e saranno parecchi, ma saranno fonte di apprendimenti e saranno fonte di una nuova cultura aziendale in cui l'errore, non diciamo la cultura del fallimento, sbaglia per sbagliare, ma l'errore Sì. inteso come capacità di sperimentare, di apprendere, di imparare direttamente appunto sul campo. E quindi questa sarà una delle prime attività che dovremmo appunto favorire, pensare e gestire dal punto di vista del cambiamento culturale. Ottimo, allora intanto Fabio io ti ringrazio e ti saluto perché so che devi appunto dedicarti a un'altra, ho capito bene, a un altro collegamento virtuale, giusto? Ecco, perfetto. Vabbè, le agende sono più fitte dei periodi, diciamo così, della normalità, anche se poi questo concetto, io, Esatto. ecco, dico normalità è sempre molto relativo. Va bene Fabio, allora grazie intanto per essere stato con noi, ringraziamo Fabio Salvi, Head of HR di Flixbus e ti Stato un ritroviamo presto. piacere. Grazie anche per noi. Allora, Grazie a tutti. Ciao, Luca. Fabio. Ciao ragazzi. Perfetto, Luca, io continuo naturalmente ancora con i miei tre ospiti, ancora per qualche minuto. Luca, stessa domanda a te. Poi peraltro volevo leggervi una domanda che è arrivata proprio una delle domande, però che ritengo magari utile, nel contesto che stiamo analizzando, arrivata da un nostro telespettatore. Allora, prego, Luca, anche a te stessa domanda degli altri ospiti. Allora, sono ahimè 30 anni che mi occupo di HR, sono 30 anni che uno dei temi dibattuti è quando ci si siederà davvero al tavolo, che conta, quello della definizione delle strategie. In realtà, le risposte le abbiamo avute più volte, cioè la strategicità della direzione delle risorse umane non è una patente che si ottiene una volta per sempre, ma dipende dalla capacità di gestire incertezze critiche. E i direttori di risorse umane, diciamo, con esperienza lo sanno, nei momenti nei quali è questa direzione quella da cui dipende il funzionamento complessivo dell'organizzazione, non ci sono dubbi sul fatto che sono allo stesso tavolo degli altri, anzi in certi momenti li guidano. Sto pensando, per andare nel passato, alle situazioni degli anni 60 e 70, ma da un punto di vista di quella che è la realtà più recente, tutte le volte che ci si ritrova a gestire situazioni di ristrutturazione o di mobilità. Questa volta c'è una differenza sostanziale, c'è la possibilità di far comprendere come sia un'incertezza critica per il futuro dei modelli di business il non risolvere il tema che si è aperto dell'assetto organizzativo interno, delle opportunità che questo assetto dà, ma soprattutto delle aspettative che l'esperienza terribile, ma comunque diversa di quest'anno, ha creato nelle persone. Come sempre, non si tratta solo di costruire uno storytelling che dice quanto è importante la direzione, ma di lavorare operativamente per evidenziare quanto le organizzazioni post-Covid non sono quelle che cercano il new normal o il normal precedente. Il new normal è un concetto consolatorio, che però si scontra con gli elementi di dinamismo che non sono solo il cigno nero occasionale, ma che sono dei trend più generali che sono iniziati ormai da tempo.
Certo. Allora, la domanda, prima vi faccio la mia domanda, tra virgolette, provocatoria, per avviarci a conclusione, poi vi leggo la domanda del telespettatore. Prima Marianna, così riparto da Marianna, con questa, diceva insomma che il digitale. Cioè, insomma, facciamo un passo indietro. Quando si parla di tecnologia digitale, scusate, c'è sempre vedete anche qua, fa paura anche a me, evidentemente, si ha sempre la paura che questo, la nuova tecnologia, possa sostituire le persone, no? Questo è un po' il timore, detto molto banalmente. Mariana, però, tu hai detto una cosa interessante: hai detto in realtà ci siamo accorti che in questo periodo il digitale ha messo in comunicazione le persone. Ha creato connessione, non ha penalizzato le persone stesse. Però la mia domanda provocatoria è questa: quando però l'emergenza terminerà e ci accorgeremo, perché comunque un po' sarà così, è inutile che ci nascondiamo o che nascondiamo la testa sotto la sabbia, che ci accorgeremo che alcune cose possono essere fatte in modo più semplice, magari con l'utilizzo di meno persone, meno dipendenti, meno collaboratori, ma attraverso la tecnologia, non sarà lì il problema, perché adesso è ovvio, no? La tecnologia ci sta aiutando, ma quando ritorneremo in un periodo non emergenziale, cosa accadrà? Allora, Marianna, riparto da te, poi vado da Clemente e da Luca. Allora, diciamo che io credo fortemente che la tecnologia, se andrà, cosa molto probabile, a sostituire qualche ruolo, sostituirà tutti i ruoli che sono, diciamo, lavori meccanici, che sono lavori automatici, dove effettivamente l'espressione di tutte le doti umane non è richiesta. Per cui, da un lato, secondo me, la buona notizia è che ci sarà molto più spazio per far risplendere le doti dell'essere umano che contraddistinguono, appunto, ci contraddistinguono dalle macchine, per cui tutte le caratteristiche che le macchine fino ad oggi hanno dimostrato di non avere, come l'empatia, la creatività, la capacità di problem solving, l'intraprendenza, perché le macchine sono poi progettate ovviamente da noi esseri umani, poi imparano con il machine learning, ma l'impostazione di base gliela dà l'essere umano. Ecco, tutte le caratteristiche che invece gli esseri umani hanno in maniera molto spiccata e che le macchine non hanno, saranno quelle che creeranno poi nuovi mestieri. Quindi io vedo due strade, chi saprà appunto interagire bene con le macchine, con la tecnologia e col digitale, e chi invece farà lavori che richiedono appunto le capacità soft e quindi tutte le doti dell'essere umano in primis all'interno del proprio ruolo. Quindi credo che, insomma, non bisogna assolutamente aver paura della tecnologia, anche se appunto qualche anno fa c'è stato anche un caso di Amazon, per rimanere nel campo risorse umane, che appunto aveva implementato un sistema di intelligenza artificiale che andava a leggere e a screenare in automatico i curriculum dei candidati, prendendo, diciamo, quello che era l'identikit del dipendente di Amazon medio. E poi a un certo punto Amazon si è accorta che venivano scartati tutti i CV al femminile. E quindi si sono chiesti perché, ed effettivamente il motivo è stato perché all'interno della macchina sono stati impostati i parametri dei dipendenti di Amazon, la maggior parte erano uomini, per cui la macchina ha detto in automatico: ah, beh, allora vuol dire che i migliori candidati sono quelli maschili. Quindi la tecnologia, lasciata un po' da sola, secondo me non Fa un funziona, po' per di cui sarà danni, sempre insomma, integrata con certo. l'essere umano. Certo, diciamo che la mano. No, ma io sono d'accordissimo. Speriamo che come dire, questa sinergia che deve venire a crearsi tra i due aspetti, quello umano e quello ovviamente della macchina digitale, siano compresi dalla maggior parte. Però, insomma, credo che sia così. Poi sarete anche voi un po' a dirottare questo processo e procedimento. Clemente, cosa ne pensi tu? Io credo che la tecnologia da sempre spinga il lavoro a ripensare, a ripensarsi, spinga il lavoro verso un'evoluzione. Sicuramente noi sviluppiamo da sempre nuovi bisogni e il lavoro è spesso la risposta a domande che in passato non ci siamo mai posti. Quindi il lavoro è vero. È messo in discussione spesso dall'innovazione tecnologica, ma questo devo dire da decenni. Però è pur vero che, come un'araba fenice, il lavoro poi riemerge dalle ceneri, riemerge con la capacità di trovare delle risposte, di ripensare ripensare i propri modelli di lavoro. Quindi, di fatto,
Non sarà sicuramente la capacità computazionale a mettere in discussione il lavoro così come non lo è mai stato. Sicuramente il phase in, phase out delle tecnologie si accorcerà, questo ci porterà a dover ripensare il numero di lavori che faremo da qui alla pensione. Sicuramente questo è una realtà, così come è una realtà il fatto che l'apprendimento deve diventare un diritto e deve diventare una capacità continua. Non si la differenza tra apprendimento, università o comunque tessuto accademico e poi il mondo del lavoro non possono più essere adiacenti, devono necessariamente permearsi e rimettere in discussione. Ecco, questo sicuramente noi dobbiamo imparare dalle tecnologie, dobbiamo imparare a ripensare paradigmi che noi ritenevamo aver acquisito. Certo, molto chiaro Luca, insomma diciamo che come noi dobbiamo insegnare alle macchine, adesso mi rifaccio quello che diceva poco fa Marianna e faccio una battuta, non essere sessisti, allora loro devono insegnare a noi, va bene, insomma è un rapporto, deve essere assolutamente misurato e biunivoco. Luca, cosa ne pensi tu? Diciamo, quello che ricordava anche Marianna è uno dei temi che tendiamo a dimenticare perché siamo un po' affascinati da interpreti del potenziale, in particolare dell'intelligenza artificiale, che sono a volte o poco esperti o troppo esperti dei fenomeni comunicativi. La realtà è che ancora oggi non siamo nelle condizioni di violare uno dei principi di base della progettazione delle macchine, che le macchine non potranno mai essere più intelligenti in termini di scoperta, comprensione della realtà degli esseri umani, potranno essere più veloci, potranno essere più eque in alcuni casi e più oggettive, ovviamente a condizione che ciò che gli è stato dato come input non sia a sua volta distorto. Quindi qui il tema di fondo è forse ascoltare un po' meno rumore, perché ce n'è davvero troppo. Oh, sono tornati di moda, ad esempio, illustri colleghi sociologi che negli anni Ottanta, quando ero un ragazzo, dicevano che il mondo non sarebbe più stato lo stesso semplicemente perché erano arrivati i computer. Siamo nel 2020, il mondo certamente non è stato più lo stesso, ma questa è una facile predizione, ma non lo è stato nella direzione che avevano anticipato. Nessuno sa esattamente dove andremo nel futuro. L'unica cosa che è certa è che le comunità umane sono molto brave a costruire nuovi significati del lavoro e del rapporto tra la vita contemplativa e la vita attiva, sostanzialmente. E Beh, quindi insomma, io sono molto ottimista su questo. Anche perché Luca, insomma, è un po' come scoprire l'acqua calda, nel senso che è chiaro quando c'è un cambiamento qualcosa con sé porta, però non sappiamo che cosa porta esattamente, no? E lì, insomma, lì bisognerebbe avere come dire, la campana di giusto, e questo è il problema, che sappiamo che qualcosa cambia, ma sappiamo che cosa e soprattutto in quale entità. Di sicuro, guardando anche al passato, succederà quello che è accaduto a un mio collega americano che scrisse un paper sull'evoluzione del settore della birra e predisse una serie di cambiamenti che poi avvennero. E quando gli abbiamo chiesto: ma come hai fatto? Boh, io ho tirato, poi è successa così e mi è andata bene, per sempre sarò quello che ha predetto. L'importante è che nessuno mi chieda adesso di prevedere per quello stesso settore cosa succederà tra altri 25 anni, perché la Certo, probabilità che mi ricapiti è molto bassa. assolutamente, assolutamente. Allora, Alberto, io saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo e che scrivono, chi dice che effettivamente il rapporto tra le macchine e le persone sarà sempre diverso e quindi sarà sempre più stretto, ma insomma, seguivano un po' a ruota le riflessioni che facevate voi. Però c'è questa domanda che voglio leggervi. Magari riparto da Marianna. Quali consulenti saranno in grado di guidare le imprese in questi cambiamenti organizzativi? Cioè, probabilmente si intende dire che tipo, no, di professionalità dovranno avere le persone che saranno maggiormente in grado di seguire questi cambiamenti.
Beh, riprendo un pochino una domanda che ci avevi fatto all'inizio rispetto anche al cambio generazionale, no? Sì. Credo che i giovani, sorprendentemente, quindi tutta la fascia, diciamo, di futuri lavoratori oggi maneggino la tecnologia con una facilità estrema, ma non solo perché la conoscono, ma perché sono proprio abituati, ce l'hanno un po' nel DNA, no? Quindi credo che ancora di più di prima, oggi la gestione del passaggio generazionale e la coesione tra figure più senior in azienda, quindi più esperienziate dal punto di vista di gestione del business, di lavoro, di proprio bagaglio di esperienza, e i giovani che invece sono per natura inclini all'uso tecnologico, si chiamano infatti nativi digitali, sia ad oggi ancora più importante ed essenziale che quindi non ci sia più un'impostazione piramidale, ma che le organizzazioni siano impostate sempre in maniera sempre più trasversale. Quindi credo che al di là del tracciare l'identikit di un manager tipo, ovviamente persone affine alla tecnologia, qui si debba andare proprio a come dire, fare un lavoro sulle generazioni e capire quali bagagli culturali e tecnologici una generazione può trasmettere all'altra, e l'azienda in questo caso deve essere brava appunto a permettere anche ai giovani di esprimersi su quello effettivamente su cui sono più inclini e più portati, che è sicuramente il rapporto anche con la tecnologia. D'accordo, Clemente, stessa cosa a te, vediamo cosa rispondi, così andiamo a conclusione. Anche poi con Luca, naturalmente. Clemente. Io sono d'accordo con quello che, e riprendo un po' anche il tema di Marianna. Credo che alla fine nella diversità noi dobbiamo riuscire a livello di azienda di far coesistere, convivere ancora meglio le diversità. Diversità non è necessariamente o solo una diversità di genere, è anche un tema intergenerazionale. Nelle nostre aziende oggi coesistono quattro generazioni. Abbiamo veramente tutte le lettere dell'alfabeto in termini di generazioni. Riuscire a trovare dei paradigmi di alternanza generazionale è la risposta. E io vedo che le aziende che meglio riescono a far coesistere e convivere queste diversità, poi sono le aziende che reagiscono meglio alle discontinuità di business, perché, ripeto, noi oggi ci soffermiamo molto sulla pandemia. In realtà, già molti dei nostri business, molti dei nostri mercati erano permeati e sono permeati da delle discontinuità prospettiche molto importanti, che mettono in discussione proprio il nostro modello di fare impresa, o comunque i nostri modelli, organizzativi erano già fortemente sotto pressione rispetto a dinamiche del lavoro, anche con discipline giuslavoristiche probabilmente non adeguate alle flessibilità di cui le aziende hanno bisogno. Quindi necessariamente inclusione e coesistenza intergenerazionale credo sia la vera forma di creatività che le aziende devono incoraggiare e tutelare. Ok, assolutamente. Luca, in conclusione? Sì, beh, è una domanda interessante. In realtà nel 2013, indimenticato e indimenticabile, Clayton Christensen parlava di consulting on the cusp of destruction. Quindi l'idea che di fatto la consulenza, per come l'abbiamo conosciuta, sia destinata a morire. E già allora identificava alcuni dei driver importanti. Il primo driver importante è che la consulenza, diciamo, organizzata, che è sostanzialmente un body rental, si confronterà sempre di più con degli assetti di quasi mercati nei quali potremo andare a comprare direttamente le professionalità senza dover pagare un premium price che molte volte è elevatissimo. Parliamo di ricarichi che sono 4, 5, 6, se non 10 volte quello che è il costo della risorsa internamente. L'altro tema che è importante è che oggi le conoscenze sono diffuse, sono globali, ognuno può accedere. C'è una untapped resource, una specie di petrolio nascosto, che sono tutte le conoscenze che derivano dalla ricerca, dal test, che sono molto diverse da quelle che vengono propagandate come ricerche, in molti casi essendo semplicemente delle survey generali di opinione.
Ecco, credo che nel futuro, in questo futuro, ci sarà spazio per una consulenza interna, ovvero fare leva su quelle competenze nuove che le persone hanno, per questi network professionali esterni dove andare a prendere quello che serve, e poi per persone che praticano il territorio della novelty, cioè che guardano la realtà vedendo sì. oltre questa realtà, e ce ne sono veramente molto pochi anche nella consulenza attuale. Allora, proprio l'ultimissima cosa, ma davvero per dare anche un messaggio di ottimismo, visto che voi vi occupate proprio di relazioni con le persone, Marianna, come tra virgolette convincere chi ci segue di poter guardare al futuro con ottimismo, proprio facendo tesoro anche dei cambiamenti che ci sono piombati addosso? Beh, allora io, nel senso, sono sempre abbastanza anche una fautrice del parallelismo tra vita personale e vita professionale. Secondo me succede sempre un po' così. Quando nella vita ci capitano degli eventi inaspettati, che ovviamente sul momento viviamo con estrema negatività, quando ci guardiamo indietro tutto prende un senso, no? I puntini si connettono. Quindi credo che anche con questa esperienza sarà così. Ci leccheremo le ferite, perché questo senza dubbio, però ci porteremo avanti una fortissima innovazione, tante cose cambieranno in positivo, e quindi credo fortemente che insomma tutto questo non sia stato invano da tanti punti di vista, e che sapremmo forse tra un pochino, se non subito, se non ci riusciamo subito, guardarci indietro e portarci a casa una lezione importante per lo sviluppo e il cambiamento delle risorse umane, la digitalizzazione, anche la possibilità di creare maggiore fiducia all'interno dei luoghi di lavoro, di permetterci di bilanciare in un certo senso vita privata e vita lavorativa, cosa che ovviamente adesso non stiamo facendo, perché anzi si lavora più di prima, perché è tutto super schedulato, ma credo che poi si ritornerà a un equilibrio dove la maggior parte delle aziende manterranno quasi il 50% di smart working e l'altro 50% in ufficio, perché come ha detto Clemente anche a me manca tantissimo tornare in ufficio, che è un paradosso, ma è così. Quindi credo che si ritornerà ad un equilibrio nuovo, ad un equilibrio evoluto. D'accordo. Allora Clemente, anche a te stessa cosa, lanciamo un messaggio dai a chi ci segue, che ci ha seguito tutto il pomeriggio. Equilibrio evoluto, mi è piaciuto tantissimo, lo faccio mio. Effettivamente l'HR lavora sui paradossi, e devo dire che l'ennesimo paradosso sarà proprio quello di tenere il meglio di questo great time, no? Di questa commistione tra... una volta si diceva work-life balance, oggi non so neanche più se sia corretto, però so che sicuramente dobbiamo restituire un modello di lavoro, comunque dei contesti aziendali, in cui le persone non debbano sistematicamente dover scegliere tra carriera Magari, e famiglia, certo. Dover scegliere tra passione e dovere. Questo credo sia la folle ambizione che un HR deve comunque coltivare dentro di sé in tutte le politiche attive che ogni anno mette a terra. E sicuramente, aggiungo sempre, porsi l'obiettivo anche di misurare il livello di soddisfazione e il livello di maturità delle organizzazioni rispetto a quanto, certo. a quanto noi vogliamo, perché altrimenti non siamo perdiamo la connessione con la visione ed entriamo in situazioni oniriche che sicuramente non devono appartenere, non dico a solo all'HR, ma neanche a un manager. Certo, assolutamente. Luca, insomma, un po' anche un cambio di mentalità, e poi chiudiamo. Sì, assolutamente condivido. Credo che una delle priorità sia quella di costruire e declinare organizzazioni e società plurali in termini di valori,
anche nei modelli di gestione delle risorse umane abbiamo incorporato dei valori molto utili, molto importanti, che hanno dato dei benefici, perché abbiamo non cadere nella trappola di dire che tutto quello che si faceva fino a ieri era sbagliato, era brutto, non funzionava. Funziona, esistono persone che ancora rispondono a quei valori, ma dobbiamo imparare a declinare una pluralità di valori senza immaginare che ci sia un ordinamento tra essi che è assoluto. Le persone si attendono e si attenderanno sempre di più degli spazi di rispetto di quello che per loro è davvero importante. Che non vuol dire aziende buone o aziende cattive, ma aziende che comprendono che non sta a noi decidere quali sono in assoluto le priorità sulle scelte delle persone che ci circondano. Ottimo. Bello, mi piace questa chiusura, ci siamo arrivati anche grazie ai nostri telespettatori che hanno detto la loro, e quindi io vado a ringraziare Marianna Poletti, CEO di Just Knock. Grazie Marianna per essere stata con grazie noi. Grazie a voi davvero. Grazie a Clemente Perrone, Chief HR Organization and Communication Officer del gruppo Sirti. Eccoci qui tutti quanti, e Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale dell'Università degli Studi di Milano. Grazie davvero per il vostro aiuto, per la comprensione di questi aspetti legati proprio all'HR. E a presto. Grazie ancora. Allora, noi abbiamo terminato questo pomeriggio live, ma la programmazione di Le Fonti TV non è ancora finita, perché alle 17.30 Simona Vantaggiato, Gabriele Ventura e i loro ospiti vi terranno compagnia con una nuova puntata di Doppio Binario. E poi attenzione, perché tornerò ancora io a farvi compagnia a partire dalle 18.30 con i nostri Le Fonti Awards in versione televisiva, naturalmente, nei quali premiamo le eccellenze del nostro territorio. Anche qui cercheremo di dare messaggi di ottimismo su come guardare al futuro nonostante le incertezze, e cercheremo di indicare degli esempi, dei fari da seguire. Quindi Doppio Binario 17.30 e poi 18.30 Awards. Il live sui mercati torna domattina alle 9 come sempre. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito a seguirci sul sito lefonti.tv e naturalmente a seguirci anche sui nostri canali social, Facebook e Instagram, dove trovate tutte le informazioni relativamente a noi e alla nostra programmazione. Buon proseguimento di giornata sulle Fonti TV.